sono Violetta Rox. Forse vi ricorderete di me per Cucine da Incubo. È una storia vera. O fantasie pelose. Una rosa, voglio fare una rosa, voglio fare una rosellina per la mamma. Porco mondo. Ma quest'oggi sono qui per parlarvi di cinema. Benvenuti alla prima edizione del premio Chi se ne frega. Anzi, di consigli cinematografici. Chi se ne frega. Siccome alcuni di voi mi hanno chiesto di consigliare qualche film, ho deciso di accingermi a farlo, suddividendoli in video diversi e per generi diversi. Eccitante. Dunque, è vero che io ho studiato un po' di mestieraggio, recitazione, regia e montaggio. E sti cazzi. Ma non sono un critico cinematografico o una chissà quale autorità in materia. Ma va? Quindi se siete qui per sentir parlare di cinema, sappiate che più che altro sarà fatto alla cazzo di cane. Insomma, parole mie, proverò a darvi delle opinioni opinabili. Perciò più che altro penso che la parte più interessante sarà leggere i vostri commenti sul se siete d'accordo oppure non siete d'accordo con i film che mi piacciono o con i film che non mi piacciono e sapere perché a voi sono piaciuti o perché a voi non sono piaciuti. Allora, oggi e sparo qualche thriller. Ammazzerò te, la tua mamma e tutte le sue amiche di canasta. Alta tensione. Mi tremano tutte le mani. Personalmente il thriller mi piace molto come genere. Mi piace l'idea che sia un genere adrenalinico ma controllato. Insomma, il film d'azione ti tiene in tensione con una scena dopo l'altra, sempre più estreme e spettacolari, di fuga, di duello, di sparatoria, eccetera. Il thriller invece ti tiene col fiato sospeso senza che apparentemente accada nulla di troppo chiassoso. Tira, tira e tira la corda in maniera silenziosa ma estenuante, con una domanda sempre più incalzante che necessita una risposta, una via di fuga, uno scioglimento. Non è poi tanto male, eh? Ecco, nel thriller mi piace questa tensione palpabile. Se sei Stephen King. Questa atmosfera che se taglia a fette, quieta solo in apparenza con le varie rivelazioni in indizi misteriosi. Ma allora questa... Questa è una lettera dell'Equitalia. A ghiaccio. Oh mio Dio. Vogliono pignorarmi anche le mutande. A ghiaccio. Cosa? Che cosa? Ma quindi questo significa che gli esattori dell'Equitalia stanno arrivando? A ghiaccio. Johnny, sono tornata a casa e la casa era vuota. Vuota. No, Johnny. Ma che ladri. È stata Equitalia. Ghiaccio. Johnny, non ho molto tempo. Tra poco mi pignoreranno anche il buco del... Ciò che per me non deve mancare in un thriller per piacermi è la capacità del connubio sceneggiatura-regia che deve tenere la tensione altissima durante tutta la durata della pellicola. Anche se non avviene nulla o addirittura non ci sono dialoghi, la messa in scena deve essere perfetta e con un finale inaspettato che ti deve far cascare dalla poltrona del cinema. Ah! O se stai a casa ti deve far cascare la faccia nei popcorn. Per non fare un video di 6 ore ho fatto una cernita tra i miei thriller preferiti. Per ora ne ho scelti 3. Così, tanto per romper ghiaccio. Poi se siete incuriositi da altri titoli, ci saranno altri consigli sui thriller. Sì! Il primo che vi consiglio è The Others, film del 2001 scritto e diretto dal cileno Alejandro Amenábar, con la meravigliosa Nicole Kidman che praticamente tiene tutta la tensione del film sulle sue spalle. Veramente, veramente brava. Delle interpretazioni di Nicole Kidman amo quel non so che di maestoso ma fragile che riesce sempre a mettere dentro i suoi personaggi. Ma torniamo a The Others. È ambientato nell'isola di Jersey, che si trova nel canale della Manica, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una famiglia composta da madre e due bambini fotosensibili, ossia una grave allergia alla luce che li costringe a vivere nell'oscurità, assume nuovi ambigui domestici, nella speranzosa attesa che il papà e marito di famiglia torni dalla guerra. Girato quasi interamente tra le lugubri stanze della loro antica abitazione, senza mostrare alcunché di scioccante, riesce però a tenere una tensione impressionante. Grazie, oltre alle capacità degli attori, alle suggestioni nelle inquadrature e nelle musiche scritte dallo stesso regista, che conducono in una dimensione che vi farà completamente dimenticare la realtà. Quando uscì, ormai 12 anni fa, è stato uno dei primi titoli a proporre un genere specifico di finale sorprendente, che ovviamente non vi dico. Finale che negli anni successivi ha poi preso piede nella maggior parte delle produzioni horror thriller americane, e che quindi ormai risulta quasi un po' banale. Ma visto 10 anni fa, per la prima volta, mi lasciò decisamente spiazzata. Se non l'avete visto, ve lo consiglio vibratamente. Soprattutto se amate le parole chiave che ho scelto per questo film. Nicole Kidman, le ambientazioni della fine della prima metà del Novecento, le atmosfere nebbiose e inglesi, i pianoforti e il conflitto delle scritture bibliche.
Siamo nel 2005 invece e parliamo di un altro thriller che forse in realtà potrebbe anche essere definito un horror o un thriller slash horror. Del britannico Jane Softly e scritto da Aaron Kruger, sto parlando di The Skeleton Key. Protagonista Kate Hudson, un'attrice che mi piace molto nell'aspetto e in quel non so che di strafottente che mette sempre nei suoi personaggi. Per le fanciulle che si volessero rifare gli occhi invece segnalo Peter Sarsgaard come personaggio secondario. Forse non uno dei talenti più promettenti di Hollywood, ma tremendamente sexy, con la sua gelida aria da languido maniaco. Siamo nel sud degli Stati Uniti e la Hudson, un'infermiera che si occupa di assistere i malati terminali nelle ultime loro settimane di vita, decide di cambiare lavoro a causa della maniera dell'ospedale di trattare i deceduti e trova lavoro come infermiera personale del marito colpito da ictus dell'anziana proprietaria di una residenza isolata nei pressi di New Orleans. Ma sembra che nell'antica abitazione ci sia qualcosa di sospetto. Sì, detto così sembra più un horror che un thriller. L'atmosfera del film è molto diversa da quella di The Others. Questa volta siamo ai giorni nostri e il film potrebbe piacervi se vi piacciono almeno alcune delle parole chiave che ho scelto. Cultura afroamericana del sud degli USA, blues e hoodoo, una variazione folcloristica della celebre religione voodoo. Anche questa volta finale inaspettato e assolutamente sorprendente. Ed ultimo consiglio thriller, per ora, è un film del 2012. Sto parlando di Red Lights, scritto e diretto dallo spagnolo Rodrigo Cortés. E il nuestro Rodrigo decide di stupirci con una pellicola costellata di stelle del cinema. Sigourney Weaver, l'implacabile protagonista di Alien. Robert De Niro, l'uomo icona di Taxi Driver di Scorsese. E Cillian Murphy, il talentuoso attore irlandese di Sunshine, Breakfast on Pluto e Red Eye. La cara Sigourney e il suo assistente Cillian sono due tra i più importanti ricercatori esperti di paranormale del paese. E in quanto tali e in quanto scienziati, i principali smascheratori di medium e guaritori ciarlatani. Miss Sigourney in tutta la sua carriera non ha mai confermato un evento paranormale come tale. E il caso più clamoroso di tutti, quello del veggente cieco interpretato da De Niro, è l'ossessione che già rischia di esserle fatale. Riusciranno i nostri eroi a smascherare il chiaro veggente? O sarà lui a dimostrare loro di non essere un ciarlatano? Cillian Murphy in questo film torna a stupirci con la sua incredibile versatilità, in un film dove tutto è il contrario di tutto. Sono rimasta piacevolmente colpita dal finale e dal talento del nostro irlandese dagli occhi di ghiaccio e della sua capacità di mettere in ogni personaggio che interpreta quel non so che di celata autodistruzione. Le parole chiave dalle quali potete intuire se il film fa per voi sono: domande esistenziali, paranormale, vita oltre la morte, scetticismo, il cambio di punto di vista che stravolge una stessa argomentazione. Molto, molto, molto affascinante, molto bello. Per oggi chiudiamo così, ma ora tocca a voi scatenarmi nei commenti. Vi piacciono i thriller? Sì. Perché vi piacciono? Oppure, perché non vi piacciono? Cosa deve avere un thriller per voi, per piacervi? Cosa invece non dovrebbe assolutamente esserci? Ma... andiamo sul difficile qui. Di quale genere cinematografico o film vorreste sentir parlare nel prossimo Ve Consiglio ste du firma cazzo de cane? Te amo. Ciao.